decisamente pessimista, che dice: se vendessi candele il sole non tramonterebbe mai. A quanto pare invece oggi col meteo abbiamo avuto fortuna. Il sole splende alto nel cielo azzurro, non c'è nemmeno l'ombra di una nuvola e una piacevole brezza rinfresca l'aria del pomeriggio. Il tempo è perfetto per giocare una partita di pallone e, come detto, non c'è neanche bisogno delle candele. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. La partita è già cominciata. Filtra la palla in profondità. Intercetta il passaggio, pericolo. Oriol Busquets. Cerca lo spunto. Attenzione, può tirare. La sfera oltrepassa la linea, sarà rimessa. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Il pallone è stato colpito troppo forte. Siega, cerca il tiro, la palla filtrante ben piazzata meritava un esito migliore. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Palombi. Masucci, qui deve tirare. Ha messo la palla al portiere. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Alla peggio nello scontro di forza. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Da lì potrebbe anche trovare la porta. Se vuole provarci da quella distanza, deve cercare di dare al pallone una traiettoria imprevedibile. Ecco il tiro! Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Decide di sfruttare la fascia. Pallone lungo in verticale. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Bella apertura. Una delle due squadre sta dominando nel possesso palla in tutte le zone di campo, ma a quanto pare non basta. Cerca di lanciare il compagno. Oriol Busquets. Scodella in avanti. Masucci. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Masucci ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Oriol Busquets prova a innescare un'azione offensiva. Gioca con un pallone lungo. Allontana. Ottimo, dai e vai. Cross deviato dal difensore, corner. E va a colpire di testa. La difesa riesce ad allontanare.
C'è arrivato lui, si è messo sulla traiettoria quando sembrava gol fatto. Eroico. Primo tempo che si conclude dunque qui. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in bilico. Si riprende con il secondo tempo. Finora la partita è a secco di gol, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via della rete. Buon lancio. Libera al momento giusto. È occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Mette la palla in avanti. Il portiere la spedisce su. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Cerca il passaggio filtrante. Hanno ottenuto un fallo laterale. Passaggio smarcante, ora deve segnare. L'appoggio sulla fascia. Oriol Busquets allarga il gioco sulle fasce. Va al cross. No, troppo lungo. Tenta di scavalcare la mediana. Questo è il tipo di difesa che scoraggerebbe anche il più esperto degli attaccanti. Lo sta concedendo palle giocabili praticamente. Ottima la pressione difensiva. La mette in avanti. Ci prova. Riesce ad allontanare. Qui cerca il tiro. Ha segnato. È arrivato il gol del vantaggio. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Punteggio di 1-0 al referto. Fanno un passo avanti verso la vittoria, ma devono rimanere molto concentrati. Oriol Busquets. Un solo gol al referto, fino ad ora è cruciale. Il punteggio e quindi di 1-0. Ora il compagno in buona posizione. Ecco il tiro! Peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. Una sostituzione che aggiunge sicuramente qualcosa in più là davanti. Intervento duro ma corretto. Cerca l'uomo là davanti. Prova la giocata di fino. Cerca il compagno in area. Colpisce di testa. Conclusione. Da lì può segnare. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Ci prova con una palla bassa. Continuare ad attaccare è il miglior modo per difendere il vantaggio. Permette di tenere gli avversari lontani dalla propria porta. Scatta verso il pallone. Chiude il triangolo. Cerca il cross. La gioca indietro. Mazzitelli. Preferisce il retropassaggio. Occhio al tiro. Un'occasione davvero sperata. Credo che avesse troppa fretta di tirare e alla fine ha sbagliato. Doveva mantenere la lucidità. Sì, fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara.
cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Attenzione al tiro! Assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Siega, vedo dalle statistiche a mia disposizione, ha realizzato il quarto gol stagionale. Hanno trovato la parità proprio nei minuti finali. Il portiere la calcia lontano. Devono buttarla in aria e sperare. E ora deve la toglie dalla porta. E l'arbitro chiude qui la partita. Si chiude in parità. I tifosi che sembrano soddisfatti. Del resto la gara è stata molto intensa e ha proposto comunque diverse occasioni. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Quando una gara finisce senza vincitori, lascia sempre un po' di amaro in bocca. Gocce di pioggia su di noi, quante ne sono cadute oggi di gocce sulle nostre teste e su quelle dei tifosi, e se continua così ne cadranno ancora di più su quelle dei giocatori questo pomeriggio. Speriamo che questo non pregiudichi lo spettacolo né la voglia di correre dei 22 in campo. Staremo a vedere. Nel frattempo il pubblico continua a intonare gli inni, anche se dal cielo la musica non pare proprio intenzionata a cambiare. Che complesso magnifico. È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. La partita è già cominciata. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. La mette in avanti. Ci mette, prova la palla, il portiere vince di nuovo. Si libera della palla ed evita complicazioni. Cerca il compagno libero, può cercare il taglio in mezzo, la mette dentro. Libera al momento giusto, è in posizione per il cross. Cerca lo spunto, colpisce. Lungo passaggio in avanti. Se ne va. Trova il compagno in buona posizione. Può tentare. Il portiere si oppone. Fischio del direttore di gara. Calcio di punizione. Ci prova. Sceglie di battere conto. Cerca il numero. Prova a metterci il piede. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà?
e passa. Allunga il piede verso il pallone. Scodella in avanti. Tocco morbido. Schenetti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Prova a verticalizzare. C'è l'opportunità per il contropiede. Da lì può concludere, qui deve tirare. Cerca l'uomo là davanti. Occasione da rete. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Popolaro. Decidono di giocarla all'indietro. Pallone morbido verso la fascia. Poteva essere un'azione importante. Difesa però ben posizionata. Contrasto regolare, dunque calcio di punizione. E qui forse meritava un giallo. Vediamo, per adesso è solamente verbale. Il risultato non rispecchia una partita che finora è stata giocata a viso aperto dalle due squadre. La allontana con forza. C'è tiro! Istinto del portiere. Spazza via senza clausole. Preferisce il retropassaggio. Pericolo. Ed ecco che arriva il fischio e decreta la fine del primo tempo. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Squadra a riposo. È stato un primo tempo divertente, un incontro giocato a viso aperto e con buona intensità. Entrambe le formazioni hanno avuto le loro occasioni e sono un po' sorpreso che nessuna delle due sia ancora riuscita a segnare. Ma c'è ancora tutto il secondo tempo da giocare. Nessun gol ancora, 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. Il direttore di gara ha dato via alla seconda frazione di gioco. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio per vincere la partita e lo spettacolo migliorerà. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Popolaro. C'è la palla lunga in avanti. Gioca una palla lunga. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Partita ancora completamente aperta. Ha
spazio sulla fascia. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Volaro. Volaro. Pallone lungo in verticale. Scatta verso il pallone. Prova a giocarla in profondità. Riceve un pallone interessante. La gioca in profondità. Ottima progressione, palla al piede. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Bella parata! C'è il passaggio. Punto attivo. Splendida reazione del portiere. Salva la sua porta. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio di così. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Costituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio fare entrare un giocatore fresco. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Occasione per il contropiede. Si propone in mezzo. Ecco il tiro. Infilza il portiere. Ed è arrivato il gol che sognavano dall'inizio. Sono stati puniti duramente per quella palla persa in mezzo al campo. Gli avversari hanno intercettato, sono ripartiti immediatamente e sono andati a segnare. Una ripartenza perfetta. Si ricomincia dall'1-0. I loro sforzi sono stati premiati con il vantaggio, ma dovranno darsi da fare per difenderlo. Cross verso il centro dell'area. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Non può sbagliare, concluso. È un gol riflesso qui. Cross in arrivo. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Non credo che i giocatori oggi possano essere felici per andare a casa a mani vuote. L'augurio è che possano imparare presto la lezione.
Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. Stanno vivendo un periodo complicato, troppe partite senza una vittoria. E tra l'altro non sembrano neanche sapere come uscirne. Sì Fabio, sembrano quasi avere paura di... Ci prova di testa! E non trova la porta davvero per pochi centimetri. La conclusione è uscita, peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Avanzare l'azione con il lancio lungo. Sulla fascia, in profondità. Grande intervento, vale come un gol. Si libera della palla ed evita complicazioni. Gerbo vuole la profondità, prova a giocarla in profondità, buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Riceve un pallone interessante, riceve il punto al il portiere si oppone. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Qui cerca la tira e fuori gioco. Ottimo passaggio, deve... Occhio al tiro! Rete! Niente di più facile. È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Il movimento a liberarsi è stato eccellente. La palla è arrivata giusta giusta dove la voleva e non ha dovuto fare altro che concludere a rete. Adesso è appena un gol dalla vetta della classifica dei marcatori. Beh, niente male, eh? Davvero niente male. E il risultato si sblocca, 1-0. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. E passa! Situazione spinosa, ma il colpisce... Splendida l'azione del portiere! Grande salvataggio da parte dell'esterno difensore. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Intervento goffo. Decidono di giocarla all'indietro. Prova immediatamente in avanti. E perde il duello fisico con l'avversario. L'appoggia sulla fascia. La gioca in aria. E cross attraversa l'area senza esito. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. Oriol Busquets. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. E trova bene il compagno. Va al tiro! Sorry.
tutta. Oriol Busquets e conquista la palla. Decide di sfruttare la fascia. Palla di nuovo verso il centro. Tentativo di allungare il gioco. Chance per Thiago. Conclusione sul fondo. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Gerbo. Bel passaggio di ritorno. Gerbo allarga il gioco sulle fasce. Elegante. Vado in. E ora deve concludere. Può tentare la conclusione. Puffa la strada di Pulsore. Siamo di nuovo in parità. Preparazione perfetta. Conclusione perfetta. È stato un bel primo tempo. Le squadre che vanno a riposo sul punteggio di 1-1 e uno scontro ancora aperto. Speriamo ci regali altre emozioni. Squadra a riposo. Finora abbiamo assistito a una gara giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. L'1-1 è un risultato giusto, ma poteva anche essere un pareggio con più reti. Un incontro per niente noioso, anzi direi molto competitivo. Si entra negli spogliatoi con due gol a referto, 1-1. Si ricomincia. Palla in avanti, verso il compagno. Allontana e recupera nel possesso del pallone. Oriol Busquets allarga il gioco. C'è il retropassaggio. Gerbo. Vado in. C'è la palla lunga in avanti. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Lancia il compagno nello spazio. Ecco il la toglie dalla porta. Il portiere ha reagito proprio bene su quel pallone, era molto pericoloso. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Gioca con un pallone lungo, si ricomincia dal portiere. Si ferma qui la manovra. La mette in avanti. Alla peggio nello scontro di forza. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Possibilità di tiro. Vede la porta. Prova la conclusione. E sì, trova la rete. Una grande partita oggi. Cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. Sono in vantaggio di un gol. Le statistiche dicono che questa squadra segna la maggior parte dei gol nella fase centrale del secondo tempo. E la partita di oggi conferma ancora una volta questo trend. Fa sportellate con il suo marcatore. Vedi una difesa cauta che lascia anche qualche metro. Ma perché questa marcatura? Qui deve tirare! La butta via e fa respirare la difesa. Conclusione, la sfera in comporta. Due gol in più e partita saldamente nelle loro mani.
Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Resto convinto che avrebbe dovuto cambiare prima, forse ha voluto dare alla squadra la possibilità di reagire sul campo. La reazione non c'è stata e giustamente ha cambiato. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol visto come stanno giocando. Passaggio sulla destra. Ci prova con Certino. Non si fermano più, ancora segno. Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Si riparte con una differenza di 3 gol, non poco. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Solamente 5 minuti e sarà tutto finito. Tenta di scavalcare la mediana. Oriol Busquets. Prova con la palla lunga. Tenta la... È un grande riflesso qui. E il portiere dice di no. Sceglie di battere gol. Occhio cross. Ci mette una pezza. Tuppa. Non ci sono compagni a supportarlo, allora non può che tentare l'azione individuale. Vediamo se può capitalizzare. La appoggia sulla fascia. Da lì può segnare. Sulla fascia, è libero. Cerca cross in mezzo. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Molte cose positive oggi, direi. Soprattutto lo straordinario momento degli attaccanti. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? La squadra aveva dimostrato durante la stagione di aver difficoltà soprattutto ad andare in gol fuori casa. Non c'erano mai riusciti. Oggi sono stati bravi a farlo.